Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Parliamo di crisi energetica. Come ben sapete, alcune bollette di gas ed energia elettrica sono schizzate alle stelle. Il comune con alcune azioni sta cercando di venire incontro ad aiutare le famiglie. Una scelta importante che abbiamo deciso di fare quest'anno è quella di rinunciare all'illuminazione per le feste natalizie. Pensiamo a un altro tipo di decorazione che non vada a impattare sul costo dell'energia elettrica e collaboreremo attivamente insieme all'Associazione Negozianti Fagnanesi e alle altre associazioni per la festa che si terrà il 4 di dicembre. Sempre legato al discorso della crisi energetica e ai costi di questa, il Comune mette in campo anche alcune azioni con la chiusura di alcuni momenti dell'ufficio anagrafe. L'ufficio anagrafe in questo momento è aperto tutti i 4 sabati del mese. Dal 1 di novembre cambiano alcune cose. Dal 1 di novembre al 31 di marzo l'ufficio anagrafe sarà aperto il sabato, solo il primo sabato del mese, mentre dal 1 aprile al 31 di ottobre l'ufficio anagrafe sarà aperto 2 sabati al mese, il primo e il terzo. Bonus bebè. Il bonus è una misura che viene data per i bambini nati dal 1 di gennaio del 2022 al 31 dicembre 2022. La domanda si può presentare con l'ultima data entro le ore 13 del 13 di gennaio 2023. Per maggiori informazioni vi invito ad andare sul sito internet del Comune oppure chiamando il numero 0331 616536. Sempre sul sito internet del Comune di Fagnano, nella sezione notizie trovate poi quello che è il contributo per i centri estivi dell'estate 2022. Chi ha utilizzato i centri estivi nel Comune di Fagnano Lona, andando sul sito potrà trovare come accedere appunto a questo bonus che è stato erogato dallo Stato italiano. Una piccola nota di servizio: gli uffici comunali saranno chiusi lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, riapriranno regolarmente dal 2 di novembre. Gli eventi della settimana: lunedì 31 ottobre presso Calipolis, di sera e di notte, la notte delle streghe organizzata dall'associazione Calimali. Gli eventi istituzionali invece: domenica 30 nel comune di Cassano Magnago, in via Bonicalza, angolo via Gasparoli, la commemorazione di Mauro Venegoni, mentre il 4 novembre, che è la festa delle Forze Armate dell'Unità Nazionale, non facciamo nessun tipo di celebrazione nel giorno, ma la faremo il 6, che è domenica, di modo che ci sia la possibilità di poter partecipare in più persone. Prima di darvi i saluti, vi ricordo che tra sabato e domenica bisogna cambiare l'ora e tornare indietro di un'ora perché si torna all'ora solare. Non mi resta altro da dire, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.